C'è una priorità a lungo termine che è rappresentata certamente dalla prevenzione, perché la maggior parte delle malattie non piovono dal cielo, ma siamo noi che ce le procuriamo attraverso cattive abitudini di vita. Questo vale per le malattie croniche, vale per i tumori, basta pensare che più del 50% dei tumori è evitabile, eppure muoiono 180.000 persone di tumore ogni anno. Poi ci sono invece le cose che si possono fare a breve termine, per esempio bisogna togliere le disuguaglianze. La intramenia è una grande disuguaglianza, chi ha soldi paga e può avere un intervento subito e chi non li ha purtroppo ha le lunghe liste d'attesa. Bisogna riformare il sistema del territorio attraverso le case della comunità, che però non si improvvisano, bisogna farle gradualmente e bisogna fare in modo che i medici di medicina generale entrino nelle case di comunità regolarmente assunti, come lo sono i medici ospedalieri. Queste sono, poi naturalmente nel campo più generale c'è il problema dell'informazione indipendente. Oggi l'informazione la fa solo il mercato e c'è il problema della ricerca indipendente, non può essere fatta solo dall'industria, ma deve essere fatta anche da enti indipendenti, ma se non c'è un aiuto di tipo pubblico evidentemente questo non si può fare. E in Italia siamo uno dei paesi che spende meno per la ricerca rispetto alla media dei paesi europei.